È ambientata nell'Italia del boom degli anni 50, la commedia di Peppino De Filippo, Non è vero ma ci credo, nella versione firmata da Michele Mirabella. In scena al Teatro Quirino anche Lelia Mangano De Filippo. Sentiamo Donatella Ansovini. Si sputa tre volte sulla propria spalla sinistra, tre volte, tac, tac, tac. E se no lo scongiuro come non averlo fatto, meglio non perdere tempo, meglio rassegnarsi, caro mio. E fu funestato da una furibonda superstizione il commendator Gervasio Savastano, proprietario di una fabbrica di conserve che ultimamente non fa proprio molti affari. A portare iella, ne è sicuro il proprietario, sarebbe un suo impiegato, Belisario Malvurio. Per fortuna che arriva Alberto San Maria, un giovane che fa di colpo moltiplicare gli affari. Non a caso porta la gobba. Non è vero ma ci credo, commedia scritta nel 1942 da Peppino De Filippo, è in scena fino al 10 novembre al Teatro Quirino per la regia di Michele Mirabella. A interpretare il superstiziosissimo Savastano è Sebastiano Lo Monaco, in scena anche Lelia Mangano De Filippo, moglie e compagna di Peppino negli ultimi anni della vita. Una versione, quella firmata da Mirabella, con guizzi e gag da antica commedia dell'arte, ambientata invece che all'inizio degli anni 40, alla fine degli anni 50, in una speranzosa e scanzonata Italia del boom. Gobba ponente, luna crescente, gobba levante, luna calante. Ed è tutto per questa edizione. Il TG Lazio torna alle 19:35. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata.